Ciao a tutti di nuovo e ben ritrovati sul mio canale Learn Italian with Annalisa. Siamo ancora nella Puglia e ci troviamo questa volta a Polignano a Mare per un'altra tappa in questa meravigliosa regione. Siamo a Polignano a Mare, siamo sempre intorno alle terre di Bari e quello che vedete alle mie spalle è il Mar Adriatico. Non a caso questa piccola cittadina di Polignano a Mare è chiamata la perla dell'Adriatico e credo che non sia neanche necessario che vi spieghi io il perché. Basta infatti guardare alle mie spalle per capire la bellezza di questo posto. È infatti una cittadina non troppo grande, molto bella, con un centro storico interessantissimo, ma soprattutto quello che è veramente spettacolare è il suo punto, la sua posizione geografica. Infatti questa città dà a picco, significa che guarda verticalmente il mare Adriatico, che qui in questo luogo d'Italia assume dei colori davvero magnifici. La sua posizione però non è solo molto bella, ma è anche stata importante oggi, ma soprattutto nel passato. Infatti la sua posizione è importante non solo per la bellezza che offre, ma proprio per la sua posizione strategica. Oggi ovviamente, ma soprattutto nel passato. Infatti questo luogo, Polignano a Mare, è stato a partire dal VI secolo avanti Gesù Cristo una colonia greca. E poi però nei secoli successivi, a partire soprattutto dall'Impero Romano, che la sua posizione geografica assume sempre più importanza. E perché? Perché Polignano a Mare si trovava proprio lungo la via Traiana, che conduceva da Roma a Brindisi, un'altra importante città della Puglia. Quindi, inserendosi proprio lungo questa via costruita dai Romani, la sua posizione era importantissima, soprattutto a livello commerciale. A livello commerciale, Polignano a Mare rimane molto importante ben oltre l'Impero Romano. Infatti anche durante la dominazione angioina, quindi francese, e aragonese, quindi spagnola, Polignano a Mare resta un importantissimo centro mercantile e commerciale. Tant'è che durante il XVI secolo anche la Serenissima, ovvero Venezia, si appropria, nel vero senso della parola, conquista questa città proprio perché era un importante polo delle merci e del commercio. Quindi Polignano a Mare è stata anche una città veneziana per circa 20 anni. Il luogo in cui mi trovo è non solo magnifico, ma anche importante proprio a livello storico. Quello che vedete infatti alle mie spalle è l'acquedotto che è stato costruito in epoca romana. I romani erano particolarmente bravi nelle infrastrutture ed è proprio grazie alla loro ingegnosità e ingegneria che ritroviamo i loro acquedotti così stabili e forti e resistenti fino ad oggi, fino ai nostri giorni. Infine, Polignano a Mare è famosissimo per un'altra ragione che è molto importante per la cultura popolare italiana e soprattutto canora, perché Polignano a Mare ha dato il Natale, vuol dire che è la città di nascita di Domenico Modugno, che è stato forse il più importante cantante di epoca contemporanea e moderna, in particolare a partire dagli anni 50 della canzone italiana. Sono certa che tutti conoscete Volare, la canzone Volare che ormai è conosciuta in tutto il mondo, che tutti sanno canticchiare, almeno il suo ritornello. È proprio la canzone di Modugno e forse però non sapete che questa canzone ha un altro titolo. In realtà è conosciuta con il titolo di Volare, ma il suo titolo originale è Nel blu dipinto di blu. E forse, come dire, Modugno è stato ispirato proprio dalle differenti sfumature di blu che offre la sua città natale, dal cielo al bellissimo mare. Domenico Modugno, con questa canzone che ha un successo planetario, vince il famoso Festival di Sanremo.
Non sarà la sola volta in cui vince il Festival di Sanremo, vincerà infatti questo importante Festival della canzone italiana altre 4 volte, ma per saperne di più sul Festival e sulla città di Sanremo vi rimando a un altro video che ho girato proprio in questa città, quindi cercatelo sul mio canale YouTube Learn Italian with Annalisa e non dimenticate di abbonarvi. A presto per un altro video e per un'altra città della Puglia. Ciao!